Scusami. Fra poco si deciderà la data e poi sarà comunicato, non lo so ancora. Stai arrivando dalla riunione, no, sì, sì. E com'è andata? Che cosa? È in corso, io ho fatto il primo intervento per venire qua a parlare con Crocetta, per ribadire, per far sì che possa stare accanto a questa, chiamiamola, vertenza della, non solo della città di Messina, dell'area dello Stretto, che appartiene a tutti. E penso che deve stare con noi su questo nostro. L'ANCI verrà qui a Messina a dare il proprio supporto, perché appunto non è una questione solamente di questa città. Perciò ora staremo assieme a tutti a fare questa bella battaglia. Infatti l'assessore, il governatore Crocetta ha già dato la sua disponibilità nella condivisione di questa battaglia, ma nel frattempo il ministro Lupi ha detto che sostanzialmente questa cosa già si sapeva ed era uscita nel tavolo romano dell'11 novembre, a cui aveva partecipato anche il sindaco di Messina, sì, e anche l'assessore regionale. Certo. Cosa rispondiamo al ministro Lupi? Al ministro Lupi che quel tipo di accordo che si era fatto non è assolutamente sostenibile, perché quando io ho detto non si deve perdere neanche un posto di lavoro e qua se ne perdono centinaia, è chiaro che salta tutto. Allora c'era solo una temporaneità di un momento per cercare di trovare una soluzione. L'elasticità ce l'abbiamo, ma non certo a discapito dei posti di lavoro. Siccome questo tipo di progettazione che hanno loro, perderemo centinaia di posti di lavoro, questo è chiaro che decade tutto, e noi vogliamo tutti dire, dal pendolarismo ai treni a lunga percorrenza delle persone, ai treni per le merci, deve funzionare in un modo moderno. Presidente, parliamo dell'Europa a singhiozzo. Il presidente Crocetta ha detto non è ammissibile, insomma, che l'Europa continui a dismettere. Sarò in prima linea e chiederò la spiegazione. Si sta confondendo con che è importante l'unità politica per queste cose. Assolutamente, guarda, questa è la madre di tutte le battaglie, perché da questa battaglia possiamo rilanciare totalmente la dignità di un popolo, il diritto, la cultura, il cambiamento economico, passa dal mare, noi là ci scommettiamo la vita. Per esempio, io chiederò forza di aiutarmi a chiedere al governo, per esempio, per la questione del porto di Tremestieri, che sono 80 milioni che sono importanti, ma il porto vale più degli 80 milioni per la progettazione e per rilanciare l'economia, chiedo i poteri speciali. Per solo un anno, i poteri speciali non è per accelerare procedure che possono diventare pericolose, e qua siamo d'accordo